In questo videogioco inizialmente c'è la possibilità di scegliere tra un personaggio alter ego maschile o un alter ego femminile. Dopodiché si parte e dopo un breve filmato iniziale in cui l'imperatore Augusto spiega effettivamente perché ci troviamo lì e cosa vuole effettivamente da noi, quale sarà la nostra missione principale durante tutto il gioco, possiamo partire e arriviamo nella Camera delle Mirabilie, quindi il nostro nexus, il nostro punto principale in cui magari ci troveremo alla fine di ogni livello. Possiamo effettivamente andare in giro per questi siti storici che effettivamente esistono davvero, infatti noi ci siamo basati su siti archeologici realmente esistenti per creare le nostre mappe, quindi non è qualcosa totalmente inventato da noi, ma esiste davvero. Il gioco in sostanza è molto, ti lascia abbastanza libertà di esplorare l'ambiente circostante. La particolarità ovviamente è che puoi viaggiare nel tempo durante il gioco, quindi esplorare l'ambiente, il sito archeologico, sia durante il presente come effettivamente lo vediamo oggi, oppure durante il passato in cui effettivamente lo vediamo nel suo periodo di massimo splendore praticamente. E principalmente questa è la meccanica principale che è abbastanza interessante di Augusto, perché effettivamente già esplorare un sito come era un tempo e come oggi già ti fa notare quanti cambiamenti ci sono stati nella storia. Augustus ha una doppia dinamica di gioco, perché abbiamo sia una soluzione on-site, quindi un'app mobile che l'utente, il visitatore di uno dei parchi coinvolti in questa fase prototipale può scaricare sul proprio cellulare e può utilizzare per esplorare i posti, i luoghi, i punti principali e di interesse del sito culturale e archeologico. E poi c'è un'app invece off-site, c'è un gioco per PC che permette all'utente di immergersi nei luoghi del passato e del presente sul territorio siciliano per poter ancora una volta scoprire qualcosa del patrimonio.